Ciao a tutte ragazze, ciò che andiamo a realizzare oggi sarà questo pasticcino con il pirottino sotto. I colori sono quattro: il bianco, il beige e gli altri due a vostra scelta. L'uncinetto che ho utilizzato è 1,5, ma se utilizzerete un uncinetto più grande il lavoro verrà più grande. Il cotone è il numero 5, quindi iniziamo a vedere il nostro tutorial. Con il cotone bianco andiamo a fare il pirottino. Quindi facciamo il solito nodo magico, faremo una catenella per fissare. All'interno lavoreremo 8 punti bassi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tiriamo il filo e nell'ultima maglia andiamo a mettere il nostro segnapunti. Dal secondo al quarto giro andremo a distribuire per ogni giro 8 aumenti. Quindi andremo nella prima maglia e andremo a lavorare due volte il punto basso, quindi il primo aumento, e così anche nella seconda e in tutte le altre. Così alla fine avremo 16 punti bassi. Iniziamo il terzo giro, quindi adesso l'aumento sarà dato dopo una maglia bassa. Quindi andremo nella prima e lavoreremo il nostro primo aumento, quindi due volte. Poi lavoreremo un punto basso e poi di nuovo l'aumento e poi il punto basso. Così alla fine di questo giro avremo 24 punti bassi. Quarto giro, l'aumento sarà dato dopo due punti bassi, quindi nella prima andremo a fare l'aumento, quindi due volte. Lavoreremo un punto basso nella successiva e un altro nell'altra, e così di nuovo. Alla fine di questo quarto giro mi sono ritrovata con 32 punti bassi. Iniziamo il quinto giro. Andremo a distribuire 4 aumenti in questo giro, quindi andremo nella prima e faremo il primo aumento. Poi lavoreremo 7 punti bassi di fila, quindi l'aumento sarà dato dopo 7 punti. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E adesso faremo l'aumento. Così alla fine di questo giro avremo 36 punti bassi. Sia il sesto che il settimo giro andremo a lavorare di punti bassi in costa, cioè prendendo soltanto il filo di dietro, quindi la costina. Quindi un punto basso in costa per ogni punto basso sottostante, quindi sia questo giro sia il sesto che il settimo giro. Iniziamo l'ultimo giro, quindi l'ottavo. Faremo un punto bassissimo nella prima maglia, poi lavoreremo 2 catenelle, un punto alto nella maglia successiva, 2 catenelle e un punto basso bassissimo nella maglia successiva. Noi ripeteremo tutto questo fino alla fine del giro, quindi faremo un punto bassissimo, le 2 catenelle, il punto alto nella maglia successiva, 2 catenelle e un punto bassissimo nell'altro punto. Come potete vedere, il pirottino è terminato. Adesso andremo a lavorare il pasticcino. Quindi prenderemo il color beige, faremo il nodo magico e lavoreremo all'interno 8 punti bassi. Quindi il primo rappresentato sempre da una catenella. Qui lavoreremo come abbiamo lavorato, quindi alla stessa maniera per il pirottino fino al quarto giro. Quindi iniziamo a lavorare come abbiamo detto come abbiamo fatto per il pirottino. Quindi ci vediamo alla fine del quarto giro. Terminato il quarto giro, inizieremo a lavorare i successivi. Quindi adesso dal quinto all'ottavo lavoreremo in costa. Quindi, come vi ho spiegato prima, prendendo soltanto la costa di dietro, quindi un punto basso in costa per ogni punto basso sottostante. Quindi dal quinto all'ottavo. Dobbiamo fare soltanto l'ultimo punto, quindi puntiamo l'uncinetto dentro e cambiamo colore con il colore che avete scelto. E marchiamo quest'ultimo punto dell'ottavo giro.
Adesso con il colore che avete scelto lavoreremo dal 9 all'undicesimo giro come abbiamo fatto finora, quindi in costa a punto basso. Adesso andremo a lavorare dal dodicesimo al quindicesimo giro, distribuendo 7 diminuzioni per ogni giro. Quindi qui nel dodicesimo giro lavoreremo così. Faremo la prima diminuzione, quindi punteremo l'uncinetto nella prima maglia e poi nella seconda. Abbiamo 3 fili sull'uncinetto, prendiamo il filo ed estraiamo. Dopodiché lavoreremo 3 punti bassi di fila, 1, 2 e 3. Poi ci sarà un'altra diminuzione, quindi l'uncinetto nella prima maglia e poi nella seconda. 3 fili sull'uncinetto, prendo il filo ed estraggo. E adesso invece lavoro 2 punti bassi di fila, 1 e 2. Quindi mi alterno lavorando 3 punti bassi, la diminuzione, e poi 2 punti bassi, così fino alla fine del giro. Nel tredicesimo giro invece faremo la prima diminuzione. Poi lavoreremo 2 punti bassi di fila, 1 e 2, poi un'altra diminuzione, altri 2 punti bassi di fila, 1 e 2, una diminuzione, un punto basso solo, un'altra diminuzione. 2 punti bassi, 1 e 2, un'altra diminuzione, 2 punti bassi, un'altra diminuzione, un punto basso, un'altra diminuzione e per finire il punto basso. Imbottiamo l'interno. Iniziamo a lavorare il quattordicesimo giro, quindi faremo, io qui adesso ho 18 punti bassi, quindi inizierò il quattordicesimo giro con la prima diminuzione, un punto basso, un'altra diminuzione, un punto basso e adesso lavorerò 3 diminuzioni di fila. Quindi lavorerò 3, un punto basso, una diminuzione. Un punto basso, una diminuzione. Così alla fine mi ritroverò con 11 punti bassi. Nel quindicesimo giro andremo a lavorare tutte diminuzioni, quindi senza nessun punto basso di distanza l'uno dall'altro. Così andremo a chiudere il nostro pasticcino. Adesso con l'altro colore che abbiamo preso andremo a lavorare il candito, quindi faremo il nodino all'uncinetto e lavoreremo come ho appena fatto 5 catenelle e lavoreremo nella prima catenella che abbiamo fatto nello stesso punto 5 punti alti non chiusi e poi chiusi assieme, quindi 1, 2, 3, 4, 5 abbiamo fatto, quindi poi estraiamo tutto. Ecco fatto.
e lo andremo a mettere sopra il nostro pasticcino. Dopodiché tacchiamo questo, lo incolliamo o con la colla a caldo, qualsiasi tipo di colla che avete, ma quella è l'ideale, sul nostro pirottino. Come potete vedere, abbiamo terminato il nostro pasticcino. Io vi ringrazio, iscrivetevi sempre al canale YouTube per ricevere aggiornamenti e ci rivediamo al nostro prossimo tutorial.